Ragazzi, ciao ciao, com'è andata? Abbastanza bene, grazie. Che traccia hai scelto? Il cervello. Quanto hai scritto? Qui 5 colonne quasi. E di cosa hai parlato? devo spiegarti tutto. No, vabbè, praticamente ho fatto copia e incolla dai documenti che c'erano. Ragazzi, com'è andata? È andata. No, cosa hai scelto? La 1. Non mi ricordo più di cosa ha passato. Analisi del testo, Quanto hai scritto? Ne so. Non mi mandano in onda se dico le parolacce. Cioè. E il mio titolo era Il cervello si impegna nello studio di se stesso. Interessante, di cosa hai parlato? Ho parlato del fatto che l'uomo è prima di tutto cervello, per cui il cervello, l'uomo quando studia il cervello è come se il cervello studiasse se stesso. Una cosa del genere circa. Senti, tu che scuola fai invece? Io sono al Galli, recidivo di qualche anno, vabbè 2 anni, farò gli esami l'anno prossimo e spero che non siano così difficili come quelli di quest'anno, però sono fiducioso nelle mie capacità, ottimista, sempre. Dicevamo, scientifico con la I o senza I? Alla fine con la I, ho controllato la consegna e c'era la I, quindi ho fatto corretto, insomma. Avevi questo dubbio? A un certo punto mi sono venuti questi dubbi qua perché ero un po' confuso, stanco tra il caldo e tutto, quindi ti vengono questi dubbi qua un po' strani. Proprio il giorno dell'esame? Proprio il giorno dell'esame, purtroppo. Ragazze, com'è andata? Non l'ho fatta io. Cos'hai fatto? Non l'ho fatta io. Perché sei qua? A salutar loro. Ragazzi, com'è andata? No, nemmeno tu, ma sei la stessa? Sono svegli. E era quello sulla... cos'è che era? Il saggio breve artistico-letterario. E com'è andata alla fine? Ma sì, dai. All'inizio era un po' così, poi mi sono ripresa e tutto a posto. Spero sia andata bene, sono già cotto. Sei già cotto? Sì, sì, questo caldo è difficile studiare. E cosa hai scritto di bello? Era riguardante gli omicidi politici e ho dimenticato tutto quello che ho scritto. Com'è andata? Male. No. Perché? Erano tracce brutte. Difficili? Sì. Quale hai scelto? È socio-economico. Parlava della crisi. In pratica. Per le prossime prove come sei messa? Male, in alto mare. Però l'orale è solo l'ultimo giorno, quindi ce la posso fare. Senti, invece da grande cosa vuoi fare? Moda, infatti non rifarei mai Lussana. Sconsiglio proprio vivamente, non fatelo. Moda tipo? Modella? No, quella che si occupa delle sfilate. Così, ci sta. Poi com'è andata? Noi non siamo maturandi, siamo venuti a sostenere. Ah, tifose? Sì, anche tu? Sì, perché sarà l'anno prossimo. Quindi stiamo a vedere un po' la situazione. Senti, invece da grande cosa vuoi fare? Il batterista. No, giuro. No, se non funziona come batterista proverò a entrare a fisioterapia. E tu cosa vuoi fare da grande? Non lo so ancora, sono ancora in quarta. Ancora un anno, è giovane, si diverte ora. Senti, l'ultimissima, facile facile, cosa vuoi fare da grande? Facile! Facilissima, non lo so, dormire, la fotografa. E invece da grande cosa vuoi fare? L'architetto se riesco a passare, se riesco a finire l'università architetto, poi si vedrà, se no vado a fare la commessa all'S lunga, stessa cosa. Ok, quindi scientifico con la I si scrive? Scientifico si scrive con la I, sì. Siamo sicuri? Sicurissimi. Accendiamo? Accendiamo.